11 aziende agricole, gli assessorati alla pianificazione territoriale e all'agricoltura e un gruppo di cittadini attivi. Sono i soggetti coinvolti in due progetti che valorizzano la tradizione agricola a Villafranca di Forlì. Grazie al progetto Abitanza, promosso dal Comune, alcune aziende hanno dato vita al consorzio Il Triangolo dell'Ortofrutta. Gli agricoltori che ne fanno parte promuovono i prodotti a chilometro zero e hanno bandito i concimi chimici a favore della lotta integrata. Così si diffondono i valori dell'ecologia, senza dimenticare di dare un impulso all'economia del territorio. Allora, il consorzio nasce per due, diciamo, finalità, una prettamente sociale e una anche economica. Per quanto riguarda quella sociale, il consorzio cerca di stimolare i cittadini a conoscere quello che è l'ambito agricolo, sia, diciamo, per quello che riguarda le signore che vanno a fare la spesa, ma anche per quello che riguardano i bambini e quindi il futuro poi del territorio e non solo. Fondamentale è arrivare allo scopo di riuscire tutti quanti a cercarci una fetta di mercato. Chi ci mette le pesche, chi ha le bicocche, chi ha le patate, chi ha le susine, chi ha un po' di tutto, perché tutto, un'azienda non può avere di tutto. Quindi se tutti quanti assieme, anche chi fa solo cipolle e patate è con noi, riusciamo a vedere di riuscire a prendere un mercato e siamo tutti quanti assieme. E questa forma di aggregazione è bellissima perché abbiamo trovato dei giovani fortunatamente che ci credono e speriamo che duri. Io ho un'azienda agricola, produco pesche e nettarine e ho aderito al consorzio per avere una prospettiva più grande nelle vendite e comunque mi è sembrata una cosa bella questa aggregazione nel paese. Anche il recente rapporto della Camera di Commercio ha dimostrato che nel 2012 la nostra agricoltura ha avuto un più 12% in valore rispetto all'anno precedente. Penso che sia l'unico settore che ha dato segnale positivo e questo è inoltre uno dei pochi territori in Italia dove l'agricoltura è in crescita come valore. C'è poi un progetto di riqualificazione del vecchio istituto agrario, un edificio dismesso da ormai 15 anni che era stato inserito nel piano di alienazioni del comune. Oggi l'amministrazione e il gruppo Amici dell'Agrario cercano l'aiuto della regione e del consorzio Aster per recuperare l'edificio anche grazie ai fondi europei. A decidere come utilizzare gli spazi sono stati i cittadini riuniti in assemblea. Cose che possano servire al quartiere come biblioteca, come momenti anche di anziani e quindi un centro diurno per anziani e tutte le attività che riusciamo ad inserire che ci sono state richieste nell'ambito di questa assemblea pubblica che è stata fatta dai cittadini. Il progetto di fattibilità per l'ex istituto agrario prevede di ristrutturare l'edificio per contenere al suo interno tutto quello che è il discorso delle associazioni che sono presenti a Villafranca, in più anche un discorso, diciamo, esteso che potrebbe essere di un ufficio postale con anche gli sportelli della pubblica amministrazione, quindi decentrare quello che è una parte dell'anagrafe della pubblica amministrazione. Non utilizzo del nuovo territorio, ma recuperare quello che c'è e mettere in campo questa strategia che naturalmente può diventare, essendo già partita per Villafranca questo tipo di mentalità, veramente un modello. Perché no recuperare tutte quelle tecnologie che sono legate al territorio, quindi il consumo zero, quindi materiali che sono più vicini a noi, con tecniche che sono non solo innovative ma anche a basso costo, bassa emissione, materiali legati alla nostra tradizione, con un sistema innovativo, quindi tecnologicamente avanzatissimi, però che abbiano questo equilibrio fondamentale dei costi sociali e finali dell'opera.